Bianca Fashion Pants. Meg è una ragazza che arriva appunto da Portland alla Milano Fashion Academy, ha vinto una borsa di studio perché il suo più grande sogno è quello di diventare una stilista, però ha anche un'altra grande passione, quella della musica, perché sua madre faceva parte di una band e quindi gli ha sempre trasmesso questa passione per la musica. Quindi lei non va mai in giro senza la sua chitarra e il suo lookbook, quindi le sue due grandi passioni sempre insieme. E arriva qui alla Milano Fashion Academy e incontra tantissimi compagni, tra cui una compagna di stanza, Bianca, che è il suo stato opposto, cioè proprio l'opposto, quindi si scontreranno tantissimo, però sotto sotto scopriranno anche dei lati del carattere che ognuno non conosce, quindi servirà questa amicizia. Le qualità che mi piacciono di più di Maggie è che è strapositiva, cioè riesce a vedere il positivo un po' ovunque. E poi mi piace tanto la sua stravaganza, questo ci somigliamo abbastanza, perché anch'io sono di essere un po' stravagante, iperattive, sono tutte e due iperattive. E io non conto, a differenza di Maggie, che lei è solita fare, però per calmarsi, perché è una ragazza che si lascia prendere molto spesso dal nervosismo, e forse con questo un po' le assomiglio, e proprio il resto, questo, meglio un po' così. Strana tutti la chiamano, anche se lei non capisce perché. Perché lo contiamo tutti quanti insieme per allontanare un po' l'attenzione da Maggie? Maggie, queste cose da strada fanno quando non ti vede nessuno, ok? Oh, il rapporto con gli altri ragazzi. Allora, abbiamo Quinn, che è il suo migliore amico, e Jacques, con il quale ha un rapporto che non è molto chiaro, ma proprio a entrambi non è chiaro. Non si riescono mai a trovare nella stessa situazione con gli stessi identici pensieri, quindi quando uno pensa che sono solo amici, tanto amici vorrebbe. Però con gli altri abbiamo la Vita, che è la cattiva della classe, che ci mette sempre alla prova, ci tiene una volta. E poi abbiamo gli Ukiemi, che sono i pazzarelli della classe, però con